Ciao, oggi vi spiego quali sono i metodi che utilizzo per azzerare i costi di acquisto di un mezzo, prevalentemente di scooter, perché non ne ho ancora fatti altri. Ve li scriverò così non me li chiedete 124 miliardi di volte. Innanzitutto, molti mi hanno chiesto dove mi rifornisco, dove prendo i miei mezzi, eccetera, eccetera. Beh, i due principali canali dove acquisto mezzi sono subito.it e il marketplace di Facebook. Dove pensavate li prendessi? Su Swappy? Quindi, ora che sapete dove prendo i miei mezzi, vi dico come fare ad azzerare i costi di acquisto. La prima cosa, molto importante, è essere capaci di non farsi sovrastare dalle emozioni. Quando uno vende un proprio mezzo, molto spesso il 60% del prezzo al quale questo è esposto è un valore sentimentale. Facciamo finta che vendo la mia macchina a 10.000. Io compratore non devo sostanzialmente pagare quella cifra lì, anche se magari sono innamorato di quel veicolo, quella moto. Questo non va bene, perché se a me piace una cosa sono disposto a pagarla molto di più. Quindi no emozioni, no. Zio che no! Un'altra cosa che dovete fare è saper trattare il prezzo. Quindi, se Tizio Caio vuole 10.000 euro per un peg perigo, voi gli dite, te ne do 100, e lui dirà, ok, accettato. Questo dovete imparare a fare, abbassare di brutto il prezzo finale che andrete a pagare. Imparare a trattare. L'ultima cosa, dovete riuscire a trovare un mezzo al quale il proprietario che lo vende non è interessato, che ha già dei componenti che a voi non interessano nulla e che assieme ai componenti vi vengono forniti tutti i pezzi originali. Perché fino ad adesso, per azzerare i costi dei miei scooter, di tutto quello che ho comprato, ho sostanzialmente fatto una cosa: sono andato a cercare dei mezzi fermi da 100.000 anni, modificati all'epoca, quindi con già dei pezzi che valevano qualcosa sopra, però al seguito avevano i pezzi originali. Io tiravo via tutti questi pezzi, diciamo aftermarket, marmitte, cilindri, roba di cui non me ne fregava niente. Li vendevo dopo averli restaurati, rimessi a posto a un buon prezzo, e con quello che guadagnavo mi compravo su eBay, su Subito, i nuovi componenti che avrei poi montato sullo scooter secondo le mie preferenze, insomma, e non settato come l'aveva messo in vendita il venditore. Quindi quello che dovete fare è trovare un mezzo modificato, però con il seguito i pezzi originali. È interessante, sarebbe trovare anche una persona al quale non interessa più nulla, ma sarà difficile. L'unico rischio che correte quando andate a prendere questi mezzi qua è che il lavoro sia stato fatto di madre, e quindi ci sarà da riparare qualcosa. Beh, detto questo,